Buonasera e benvenuti ad Almanacco di Climhouse 2013. Abbiamo ospite qui in studio con noi l'architetto Barry van Eldijk, se dico bene, olandese. La mia pronuncia olandese, mi dispiace. Nessun problema. Non è ottimale, al contrario devo dire lei parla un ottimo italiano. Grazie. Questa è un po' la serata degli architetti e d'altronde a Climhouse in fondo non potrebbe essere altrimenti, la fiera della sostenibilità dell'edilizia, 8 anni, ne abbiamo già parlato nelle diverse edizioni video che Tecneco ha mandato in onda in questi 2 giorni, domani continueremo e così fino a domenica, proprio per parlare di sostenibilità del mondo dell'edilizia. E in questi giorni tra l'altro ci sono molti incontri di carattere, diciamo, culturale, scientifico, dove ovviamente gli architetti ci spiegano i loro progetti, le loro idee e quello che si dovrebbe fare. Noi in Italia, insomma, poi ne parleremo più avanti, proprio oggi la notizia è che siamo stati messi in mora dall'Europa perché non siamo bravi a fare una vera edilizia efficiente dal punto di vista energetico. In Olanda ho l'impressione che siate un po' più avanti. Diciamo che in Olanda la tradizione c'è già da più anni di lavorare in questo modo. La tecnologia è arrivata negli anni 70 della Scandinavia e da là negli anni 80 è arrivata in Germania, in Olanda, e così si è sviluppato. So, abbiamo un vantaggio nel senso che è già molto più tempo che ci occupiamo di questa tecnologia e che abbiamo proprio anche bisogno di utilizzare questa tecnologia. È un bisogno o è anche un mercato economico? Direi che tutti e due, è un mercato economico sicuramente, però chiaramente ha anche la sua importanza proprio per ridurre il consumo energetico e per aumentare il confort abitativo. In Olanda sarebbe possibile costruire case che non siano sostenibili? Ce ne sono? No, non più, per il fatto che la legge proprio ha dei standard minimi che devono essere rispettati. Beh, noi dobbiamo ancora un po' aspettare, la legge entrerà in vigore praticamente nel 2021. Vi dicevo che è un po' la giornata degli architetti, in particolare oggi e poi domani ci sono 2 importanti avvenimenti che sono realizzati grazie a Clima Casa, la famosa Casa Clima, l'agenzia di Bolzano che si dedica a questi temi ormai da molti anni. In particolare questa mattina abbiamo avuto il convegno dal titolo Il comfort abitativo incontra la sostenibilità. Se la regia ce l'ha pronto, noi avremo un contributo, una intervista, poi potrete vedere nelle altre nostre edizioni la versione più lunga, in cui la nostra signora Dossi è andata a intervistare il moderatore, colui che ha un po' aiutato i lavori di questa sessione, Uwe Staffler. Se siamo pronti, io manderei in onda. Una biocasa non è necessariamente bella e confortevole, lo si dice spesso. A coordinare i lavori di un dibattito intorno a questo argomento c'è Uwe Staffler di Casa Clima e con lui affrontiamo la questione. No, ovviamente una biocasa o una casa ad alta efficienza energetica dipende, per quanto riguarda la bellezza, come tutte le altre case, dal committente e dall'architetto. Quello che noi cerchiamo di dare sono degli strumenti perché una casa possibilmente bella sia confortevole e rispetti l'ambiente. Insomma, ci ha dato un po' una ricetta, cioè una casa che sia confortevole ma anche bella? Anche bella, sì, sono tutte cose che possono andare benissimo insieme. Confort abitativo, la bellezza della struttura, il piacere, diciamo, di viverci dentro e accanto anche di ridurre il consumo energetico. Una volta si faceva la battuta, la si faceva sui grandi architetti come Wright, per esempio, si diceva si costruiscono delle gran belle case ma non sono adatte per viverci. Sì, questo... Oggi, diciamo, il design si applica... Dipende anche un po' dalla posizione. In Brasile posso costruire benissimo in un modo come faceva Oscar Niemeyer o anche altri architetti, che c'è una libertà progettuale senza fine quando fa 24 gradi nell'estate e inverno. Lei è la prima volta che viene qui a Climhouse? No, è già dal 2005 che collabora con l'artigianato qui in Alto Adige a fare la casa modella. Sono proprio della prima fiera Climhouse, eravamo già presenti. Quindi un veterano? Ormai sì. Quasi italianizzato, insomma. Quasi. Ecco, abbiamo un altro contributo che io volevo mandare a proposito della sostenibilità, perché uno degli ospiti del convegno è Klaus Kada, che è un architetto, insomma, di una certa fama a livello internazionale, che ha fatto grandi opere. E anche lui ci ha dato un po' la sua visione quando si parla di sostenibilità. Non è così scontato, tutti quanti abbiamo un'idea. Sentiamo quello di Kada e poi sono curioso di sapere anche la sua.
Volentieri. Vediamo se la regia è pronta. Nachhaltigkeit ist an sich kein Problem. La sostenibilità di per sé non è un problema, il problema è che cosa si pensa che sia, cosa la gente ne capisce. È poco definita, sono tanti i settori. Con le certificazioni il tentativo che si fa è proprio quello di esprimere con precisione il concetto. È una pillola, poi l'intervista lunga sarà possibile vederla sul nostro sito. Per lei la sostenibilità cos'è, al di là anche di una casa? Io ce l'ho in Olanda una casa, lei che chiede, scusa? Cos'è per lei la sostenibilità? Al di là semplicemente di applicata a una casa? Sostenibilità in una casa è che lasciamo una struttura che è durevole nel tempo in tutti i diversi argomenti. Allora non solamente nella riduzione del consumo energetico, ma anche per esempio delle persone che vivono dentro, che è la casa adattabile al mio bisogno, che è diverso che quando ho due figli giovani a quando io ho 60 anni e vivo solo con la mia moglie all'interno della casa. Questo deve anche essere adattabile nell'uso nel tempo. Così abbiamo una cosa veramente sostenibile, anche dopo quando devo demolire la struttura che lavoro in modo tale che questi materiali sono facilmente da smaltire, così che è tutto un circolo in quale si riutilizzano i materiali e non lascio niente ai figli o ai nipoti che da arrangiare, diciamo, per loro. Ecco, una cosa che si vede anche visitando gli stand di Klima House è che è pieno di, è ricco di materiali, di nuovi materiali, e uno è portato a immaginare la costruzione di nuove case con questi criteri. Noi sappiamo che in Italia il mercato ormai è fermo, si costruisce molto poco, però tutti ci dicono che bisogna puntare sulla riqualificazione. È possibile, crea un'economia, i materiali che vediamo sono questi o sono altri? No, i materiali sono questi per la riqualificazione energetica. Vedo solo che per via dei regolamenti edilizi, anche il semplice discorso del condominio, il consiglio del condominio, è difficile di far partire questi progetti. Perché anche nel mio studio lo sto proprio attivando, provando di fare risanamenti energetici sul condominio. Sono i regolamenti dei condomini o le leggi? Sono il regolamento del condominio e le leggi. Leggi per via dell'aumento di cubatura da 200 metri cubi, però vale anche per tutto un condominio, per tutta una scala di un condominio, diciamo, che là sarebbe ben poco, 200 metri cubi, e anche nel senso del condominio, che dobbiamo avere diciamo, il consenso di tutte le persone che abitano dentro il condominio per riuscire a fare qualcosa sull'involucro. E dopo ci sono anche le leggi dell'altezza massima che ci danno problemi sul discorso di aumentare di un piano un edificio. Si parla sempre di creare una densità più alta, di non utilizzare altri campi dei contadini eccetera per costruire nuove case, allora dobbiamo creare una densità maggiore rispetto a quella che abbiamo adesso, ma per questo dobbiamo cambiare la legge, che si possono anche costruire più cubature e si possono anche costruire più alto. Elisa Dossi ha intervistato anche Chiara Tonelli, team manager di Made in Italy, che è questa casa super efficiente con la quale l'Italia ha mietuto premi un po' in tutto il mondo, in particolare a Madrid. La casa è arrivata terza nella classifica generale, ma prima proprio in termini di efficienza. Se la regia è pronta, sentirei cosa ha da dirci la Chiara Tonelli. Noi abbiamo creato una casa riprendendo la tipologia tipica della casa a patio tradizionale, l'abbiamo creata però utilizzando il legno, quindi utilizzando una tecnologia che di solito si riferisce di più alle baite che non alle case del sud del Mediterraneo, dimenticando però quella che era una tradizione etrusca e tutta una tradizione nomade che esisteva all'interno del nostro mare. E quindi abbiamo recuperato il legno da un lato, i tessuti che facevano parte della tradizione nomade dall'altro, abbiamo recuperato allo stesso tempo la capacità di fare massa inerziale, cioè di accumulare il calore in eccesso all'interno dell'abitazione dentro le masse murarie in pietra tipiche della nostra tradizione. E questo l'abbiamo fatto però attraverso uno strato di sabbia che va nell'intercapedine all'interno della casa e che ha funzionato benissimo nei test in prova quando abbiamo portato la casa a Madrid, dove in realtà, pur avendo gli impianti non funzionanti, la casa è riuscita a garantire le prestazioni che le erano richieste. Insomma, qui poi capiamo bene direttamente come a volte sia recuperare anche una tradizione antica, sia nei materiali che nelle idee. Corretto, giusto?
Questa è la cosa che mi affascina, cioè c'è una tendenza, mentre fino a qualche anno fa si cercava l'invenzione, la novità, anche qui voglio dire, qualcuno gli diceva, voi giornalisti ci venite a chiedere qual è la novità che abbiamo in fiera, poi scopri che la novità è il recupero di una cosa antica. È una cosa storica, sì, assolutamente, perché in questi tempi lavoravano con tecniche che non consumavano energia, diciamo, comunque garantendo un comfort migliore. Dopo, con tutta la industrializzazione che abbiamo fatto, tutta l'impiantistica, avevamo pensato che possiamo anche fare un cubo di vetro e noi mettiamo dentro l'impianto e dopo riusciamo comunque a garantire il confort all'interno. E adesso il prossimo passo sarebbe di utilizzare in modo intelligente queste tecniche antiche che abbiamo e combinarlo con un'impiantistica moderno, lavorando in modo chiaramente giusto e corretto, anche che non facciamo proprio di nuovo questi palazzi di vetro, ma creiamo delle strutture che sono costruite in modo intelligente, anche in questo senso. Quindi una costruzione, beh, io tempo fa intervistando proprio un bioarchitetto gli chiedevo cos'è un bioarchitetto e lui mi ha risposto, dice, beh, è un architetto bravo, e devo dire che è una risposta molto divertente, perché vi ponete oggi problemi che appunto servono per vivere in una casa. Sì. Ci sono progetti oggi in Italia, non so, in Olanda per esempio l'edilizia popolare dovrebbe spostarsi tutta su case efficienti, ovviamente. Assolutamente sì, questo sarebbe il futuro, di andare più oltre in questa direzione, di creare la casa zero energy o dopo anche la casa che genera energia per conto suo. Lei quindi, appunto, diceva, sono ormai da molti anni che collabora con Climahouse, lavora anche proprio su progetti in Italia? Svolge l'attività di architetto in Italia, sì, dire, di consulente per da la fiera? Da 10 anni svolgo l'attività qui in Italia, lavoro in Alto Adige ma anche in tutto Nord Italia. Ho fatto progetti in Treviso, in Crema, Novara, diverse ville. Rispetto a quando è arrivata ad oggi, il mercato è cambiato, è cresciuto, ha trovato più sensibilità? Più sensibilità per la materia, assolutamente. Chiaramente questi ultimi 2 anni sentiamo anche la crisi in questo senso. Io abbiamo un po' la specializzazione a fare le ville Casa Clima A, Casa Clima A Nature, e là vediamo anche che c'è meno richiesta proprio perché il mercato va un po'... Rimpiange un po' l'Olanda? No, non tanto, perché anche in Olanda comunque adesso l'edilizia non è al momento migliore. Bene. Io spero che da casa un pochino siate entrati nel nostro spirito. Domani continueremo questo racconto, cercheremo di capire con gli ospiti in studio, con le interviste che facciamo appunto all'interno della manifestazione. Oggi ne abbiamo raccolte alcune che saranno poi disponibili domani, premi, piccole scoperte che abbiamo fatto andando a passeggiare per la fiera, e domani ce ne saranno ancora. Io ringrazio il nostro ospite, ricordo Barry van Eldijk, architetto che arriva dall'Olanda. Sempre che la mia pronuncia lo aiuti e non offenda, non crei un caso internazionale. Ringrazio tutti voi che sicuramente avete avuto la pazienza di seguirci, mi auguro anche il piacere. Ricordo che tutti i nostri servizi, compresa la rassegna stampa della mattina, le interviste che Elisa Dossi va a realizzare e infine anche questo almanacco K da Climahouse, potete continuare a vedere sia in streaming che sul nostro canale YouTube, e comunque ricordate che bisogna digitare www.tecneco.it. Grazie e buona serata.